Intanto ragazzi, iniziamo con il monologo. Scusate, silenzio gli alert. Inizio con il monologo. Allora ragazzi, partita di ieri, poi parlerò anche di Roma-Torino. La partita di ieri è una partita dove ci deve fare stare contenti per il risultato, perché la Roma vince la prima in trasferta. Comunque non è mai scontato, perché si dice di giochi con Sheriff, ah, devi vincere. È una partita, in una partita, avete visto, no? Loro il palo. Poi è una partita dove io l'avevo detto prima nelle mie live, ma aspetto una squadra comunque organizzata che corre, e perciò se tu non c'hai la stessa corsa, organizzazione, poi magari vai in difficoltà. Ma la Roma, che ha giocatori proprio tanto più forti dello Sheriff, che cosa succede? Fanno praticamente, entra Dybala, entra qualche cambio, Dybala, Lukaku, c'è Cristante, Badabi, Badapam. E ragazzi, che cosa succede? Succede che la Roma dall'1-1 fa il 2-1 e vince la partita. Vince la partita. In questa partita ci sono state delle cose positive e delle cose negative. Positive, sicuramente il secondo gol di Lukaku, perché aveva fatto un tiro in porta, un gol, perché comunque agli attaccanti come Lukaku, come tutti gli attaccanti, fa bene segnare, che loro vivono di pane quotidiano, no? Del gol. La prestazione maiuscola, secondo me, migliore in campo di Cristante, ancora in quel ruolo lì, dove porta fisicità, porta inserimenti, porta qualità. È un giocatore che mancava un po' al centrocampo della Roma in quella posizione là, no? L'Anguissa del Napoli, quel giocatore comunque fisico che va, e pensa che, vi dico, secondo me Cristante, allenato in una certa maniera, è più forte d'Anguissa. Mi sono sbilanciato, ho detto, tanti mi diranno: ma che cazzo sta di? Per me è più forte de Anguissa, si è allenato e fatto giocare in una certa maniera. Per il resto, regia de Paredes, ok. E poi le note negative, sicuramente Renato Sanchez, che qui io do una colpa a José Mourinho, che secondo me, non lo so, io contro lo Sheriff Renato Sanchez n'avrei mandato in campo. Partita dove i ritmi erano alti, fuori casa, all'aria, ha giocato già domenica. Piano piano, piano piano, piano piano, perché al primo tempo si è corso veramente tanto, quelli correvano veramente tanto, e niente, e non l'avrei mandato in campo. Questa è una nota negativa, perché che Sanchez si fa male così, e non va bene. Male Aouar, per carità di Dio, però veniva da un infortunio, era una partita molto fisica, molto di corsa, e male ieri veramente non ha toccato palla, e non mi è piaciuto Llorente, non mi convince Ndicka. Questa è, ve lo devo dire. Per quanto riguarda Svilar, è vero che ha fatto un'uscita un po' così, però io lo rivedrei in altre partite. Facciamolo giocare, Svilar, facciamolo giocare. Per il resto, bene Gasdorp e male Zaleski. Zaleski deve farci capire che giocatore è, perché sennò per me può andare via il prima possibile. Perché secondo me a Roma c'è sta gente coi coglioni, gente forte fisicamente, mentalmente, che vuole migliorarsi, che vuole vincere, e che vuole essere un giocatore di un certo livello. Non ti devi accontentare di un contratto che ti hanno fatto, ancora non sei nessuno. Queste parole che dico non le dico a caso. Per il resto, pensiero che va a Roma-Torino. Se giochi così, ve lo dico adesso, se la Roma è quella che ho visto ieri, a Roma, a Torino non vince, e anzi, per me perde. Perde perché incontriamo una squadra organizzata vera, con giocatori che sono almeno 2-3 volte quelli dello Sheriff.
È una squadra che in difesa ha due giocatori importanti, Schurz e Buongiorno, che ha un centrocampo assortito bene di qualità con Ricci e Temezze, e che ha dei giocatori che ci possono dar fastidio in velocità, in agilità, che sono Radonjić, Vlasic, e c'è Zapatone, che è quel centravanti, noi volevamo pure qua a Roma, diciamolo, che poi la Roma non l'ha preso e ho paura proprio in Zapata. Allora, quello che vi dico io è che la Roma è più forte del Torino? Sì, vero. Ha giocatori a bocce ferme, a Roma è più forte del Torino. Però il Torino è una squadra che gioca a calcio organizzata e la Roma non è tre categorie sopra il Torino. Secondo me è una categoria sopra il Torino. Anche perché qualche giocatorino ti mancherà, è una categoria sopra, neanche due. Perciò bisogna fare attenzione e se giochi con i ritmi di ieri, se giochi come ieri, secondo me la Roma non vince e anzi rischia di perdere. Io lo dico perché quello che penso, spero di vedere tutta un'altra Roma, una Roma più intensa, una Roma più veloce, con velocità di esecuzione, perché una Roma anche troppo lenta nell'impostare, nel girare il pallone, ma Roma che abbiamo visto da sempre, anche l'altro anno quasi sempre, e quei Roma là, almeno che non te girano tutti gli episodi, arrivi dopo 10 minuti, che è successo, lo ricordate, quell'altro anno a Genova contro la Sampdoria, in qualche partita magari te gira l'espulsione a favore, oppure il cross, il calcio di rigore come con l'Empoli, quelle cose là, è una partita che se giochi così vinci mai, se giochi così non vinci mai. A Roma deve fare la prestazione di livello per riuscire a, no, vince non lo so, ma almeno a, o a portapunti, ma comunque devi fare la prestazione di livello. Occhio, perché il Torino, andate a leggere la formazione, è una formazione da prendere proprio con le molle. L'abbiamo vista anche lo scorso anno, no, a Torino, ma soprattutto a Roma-Torino, quando sono venuti in casa nostra, sembrava il Barcellona che giocava contro lo Spezia, e partita pure quella bruttissima, non so se vi ricordate, Roma-Torino. Perciò io mi aspetto che Mourinho, che ieri giustamente non è contento, ci presenti un'altra Roma, un Mourinho dove non è contento, però tu senti, non dichi i tifosi, chi fa comunicazione che vi parla e vi dice come se contenti, diamo vinto 2-1 tutti a casa, no, perché è De Zerbi. Ieri subito la prima cazzata che leggo in giro è di De Zerbi. Aspettavano qua De Zerbi in Europa League. De Zerbi, ricordiamo, che sta giocando con il Lecce della Premier League, che è la prima volta che fa l'Europa League, e ricordiamo che De Zerbi non è che doveva vincere a Capatene, perché De Zerbi ha vinto facendo 3 gol al Liverpool, al Chelsea, al Manchester United, ha menato ai più grandi club in Premier League con una squadra che è il Lecce della Premier. Cioè, non è che devo dire che è una partita, tu perché no, Capatene, è una partita, la prima partita della storia dell'Europa League del Brighton per giudicare De Zerbi. Perché poi io vedrei di pure che se De Zerbi, se il Brighton lo date a degli allenatori che dico io, secondo me retrocedono, poi lo dico io, retrocedono. Se prendono il Liverpool, prendono 6 gol. Allenatori che potrei dirvi io prendono 6 gol se piano il Liverpool. De Zerbi invece che ne fa 3. Però a me non è che De Zerbi ne è da Roma, a me me ne frega un cazzo, però il paragone è per farvi capire che dicono: ma che cazzo mi frega? Ma a Roma a me che mi frega, gioca male, però hai vinto. Beh sì, ma sto ragionamento qua tu puoi fare più che altro tante volte quando incontri il Milan, l'Inter, la Juve. Quando incontri queste squadre, se tu fai comunicazione, brutto idiota, non lo puoi fare questo ragionamento. Lo può fare un tifoso, sì, ma un ragionamento, uno che fa comunicazione e deve portare contenuti, non lo può fare.
Perché non si può andare per episodio o per partita, non si può giudicare così, non si può giudicare la partita per il risultato, se no io che racconto alla gente? Io che cazzo vi dico? Che ci sto a fare? Andate a vedere il risultato, alla fine che ha fatto? La Roma ha vinto, ok. Invece noi che facciamo comunicazione, io almeno, mi sento di fare comunicazione, no, i cialtroni. I finti giornalisti, quelli che ci stanno, i cialtroni che ci stanno, quelli fanno comunicazione, quelli vi prendono per il culo e non ve ne accorgete. Quelli vi prendono per il culo da una vita e non ve ne accorgete. Io che sono leale, trasparente e invece non ve ne accorgete in tanti, tanti se ne sono accorti. Ma io che vedo di? Che vedo di? Vabbè, Roma ha vinto tutto a posto. Ok, forza Roma, le forze. Ma c'è stata una partita, c'è uno sviluppo, c'è una prestazione, vi devo dire, ragazzi, ma qua. Se giochiamo così, ma invece dei giocatori dello Sheriff, ieri a Roma era quasi titolare, mancava Dybala, qualcosina, ma a Roma era quella. Era quella. E se invece dello Sheriff c'era il Torino, regà, lì ne esci vivo ieri, a Roma perde. Ma se può dire, oppure non sei da Roma se dici queste cose qui. E devi dire so per forza, per partito preso, perché devi leccare il culo a Mourinho e alla Roma, devi dire per forza che a Roma, vabbè, sti cazzi, abbiamo vinto, papapero, papapà. Ma che cazzo, ma questo lo può fare al massimo il tifoso io lo accetto, ma non chi fa comunicazione, stiamo sempre là comunque ragazzi, andiamo avanti, è sempre forza Roma, dai. Allora, monologo terminato.